Benvenuti a tutti, un ringraziamento al segretario del movimento Aquile del Friul Michele Tomasella. Mi presento cari amici, sono Adriana e vi accompagnerò durante questo appuntamento settimanale dal titolo Aquile Libere. Questa rubrica eh, andrà in onda su questa emittente tutti i martedì sera, subito dopo il TG del serale. Ehm, il movimento diciamo, Aquile del Friul promuove questa rubrica e assieme a, ad alcuni ospiti affronterà tematiche e contenuti di natura culturale, politica e di attualità della nostra regione non solo. Vi invito pertanto ehm, a seguirci numerosi e perché no a dare suggerimenti e spunti, opinioni direttamente all'indirizzo di posta elettronica che è aquile libere Bentrovati a tutti! E oggi parlerò di un argomento abbastanza leggero e parlerò di, un, di, uno, che, di uno di quelli che secondo me è l'elemento significativo e più rappresentativo della, della friulanità, cioè la bandiera del Friuli. Allora, la bandiera del Friuli, nella sua semplicità, comunque raccoglie degli elementi molto importanti e richiama quello che era l'egemonia del patriarcato eh, di Aquileia nella nostra regione. E lo Stato indipendente Friulano, infatti, eh, fonda le sue radici in quello che era uno stato vero e proprio. E l'aquila, infatti, rappresenta la forza e l'egemonia del patriarcato di Aquileia. E non a caso l'aquila è il, si può dire il re dei, dei volatili in, che volano in cielo come può essere paragonato al leone per gli animali in terra. L'elemento azzurro invece rappresenta un altro eh, un'altra. Un'altra importante presenza del territorio frulliano che è l'acqua, l'acqua che mh, è simbolo assolutamente di, di ricchezza che appunto dà eh, ricchezza sia ai nostri, a, alle nostre terre che appunto eh, sono ricche di, di campi e di, e di, e di coltivazioni. E, mh, lo stemma della, della, della regione friulana eh, viene citato in una legge relativamente recente, anzi direi molto recente, nella, nella legge regionale numero 6 del 2015, che all'articolo 2 testualmente cita: eh, La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma a dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera, che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza. Ecco, questa legge richiama un attimo l'istituzione della fiesta dei patri dal Friul. L'esemplare più celebre del, del vessillo friulano è, è ancora conservato presso il Duomo di Udine. Esso era stato utilizzato per avvolgere il, il, il corpo del patriarcato Bernardo di Saint-Genier che era rimasto appunto sulla cattedra di Aquilei una quindicina d'anni nel 1300. E la bandiera friulana che ho appena eh, descritto non è da confondersi con la bandiera della istituzionale della regione Friuli-Venezia-Giulia, che eh, di fatto rappresenta sempre un'aquila gialla su sfondo azzurro che mette gli artigli sostanzialmente su, una, su un torrione roccioso. Ecco, il significato mh, è un po' diverso appunto dall'Aquila dall della comunità friulana. L'Aquila della, della regione Friuli-Venezia Giulia rappresenta mh, Roma che soccorre Aquileia, che appunto Aquileia è simboleggiata dalla torre sottostante. E vi è una versione a sfondo rosso della bandiera del Friuli mh, che rappresenta appunto la, mh, il, la, lo stato di guerra del... Della, della regione Friuli, vi è anche una, uno stendardo di guerra patriarcale che anch'esso ha sfondo rosso e portava come insegna appunto una mitra nel mezzo e due pastorali, bianco, e due pastorali bianchi incrociati. Ecco, questo secondo me è, quello che ho descritto appunto: è la bandiera del Friuli. Per chi non lo sapesse, appunto, questi sono i significati della bandiera del Friuli che ci rappresenta. Mandi ad Ud. Se anche tu come noi di Aquile vuoi fare tanto per il Friuli, collabora con noi, scrivici all'indirizzo mail aquilelibre.info.gmail.com o telefona al 334 25 12 084 da Michele Tomasella, segretario di Aquile dal Friuli. Bene, siamo qui con Jacopo Chiarottini, Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia di San Vito al Tagliamento. Grazie per essere qui con noi da Aquile Libere e per rispondere alle nostre domande. E dunque, Chiarottini, nei prossimi giorni qui a San Vito si terrà un, un importante Consiglio Comunale dove eh, lei sarà protagonista con alcune interpellanze, se, se ho capito bene, eh, una delle quali, ad esempio, eh, tratta il Museo Storico del Friuli Occidentale. Sì, abbiamo questa importante realtà museale. Di, di, del Comune di San Vito Tagliamento della frazione Liguniana che comunque riguarda anche l'ambito regionale perché eh, questa struttura comprende numerosi reperti, divise e eh, munizioni dell'epoca e purtroppo eh, l'amministrazione reggente locale non riconosce questo valore. Questo museo è poco valorizzato e necessiterebbe soprattutto di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento e adeguamento anche eh, in funzione dei disabili. Chiediamo con questa interpellanza di intervenire sotto questi profili e di riconoscere eh, l'encommiabile lavoro dei volontari che vi operano che naturalmente chiedono delle risposte concrete sia sotto il profilo delle manutenzioni che anche sotto il profilo della valorizzazione perché potrebbe essere visitato e sfruttato da scolaresche e anche da realtà eh, culturali dell'intera regione. Sicuramente un patrimonio di tutto il Friuli, comunque, questo, questo museo. Um, Un'altra interpellanza uh, da parte sua è prevista per due aree verdi, diciamo così, uh, di particolare importanza uh, all'interno del territorio comunale che sono il Parco Zuccheri e il Parco Urbano di Via Tomadino. Uh, C'è una proposta per rendere questi, pubbliche queste aree. Sì, esatto, ehm, voglio premettere che come gruppo consigliare siamo molto sensibili alle tematiche dell'ambiente e del nostro territorio e quindi ho ritenuto anche sulla base di segnalazioni che sono pervenute di andare a mh, chiedere la eh, valorizzazione anche dal punto di vista pubblico, rendendo accessibile all'intera comunità le aree del parco zuccheri. Attualmente di proprietà privata, e eh, l'area di Parco Tomadino, ancora di proprietà privata. Su quest'ultima pende un contenzioso con il lottizzante che è ancora irrisolto, e quindi questa enorme proprietà nel cuore di San Vito Tagliamento, di quasi 3 ettari, ancora non ha visto la luce. Quindi, assieme le due mh, realtà verdi, che sono comunque vicine, e, mh, diventerebbero un'area un verde, un polmone verde molto. Eh, importante e frequentabile dal, dall'intera comunità. Ecco perché appunto richiediamo che eh, queste aree eh, vengano valorizzate, venga magari mh, eh, adottata una convenzione con i privati o una, un, un diritto di, di, di concessione, rendendola sfruttabile a tutta la comunità. Insomma. Rimanendo in ambito eh, diciamo del, del verde pubblico ehm, c'è una, una questione che riguarda Viale Madonna di Rosa se non sbaglio. Eh, qualcuno che rischia insomma, qualcosa che rischia di essere, eh, di essere abbattuto e essere eliminato? Di cosa si tratta? Sì, eh, nelle ultime settimane la questione è stata piuttosto dibattuta, eh, vi sono state delle proteste da parte dei residenti e non solo. Perché eh, si andranno a tagliare questi, questi alberi di questo storico viale di Madonna di Rosa, ehm, a conseguenza dei, dei lavori che ehm, questo viale sta, sta attraversando. Chiediamo appunto una motivazione chiara: ehm, perché eh, si, andrà a, si andranno a tagliare questi, questi tigli, visto che considerato che pare non, è, eh, non esserci una perizia che che dimostri che lo stato di salute non è buono e quindi ci sia una motivazione fondata e chiediamo ovviamente la salvaguardia di questi, di questi alberi e non solo di questo viale, di, tutta la, di tutto il territorio comunale, perché in questa interpellanza andiamo a dire che comunque le aree verdi di tutta la, tutto il territorio vanno salvaguardate, va dotata una manutenzione coerente con la tutela del verde. E questa dimostrazione che anche nell'area di destra eh, ci deve essere una, una particolare sensibilità verso il tema dell'ambiente che, devo dire purtroppo, negli ultimi anni è mancata. E quindi ribadisco che questi alberi vanno, vanno salvati e si deve avviare anche un processo, una, una condivisione con la comunità per la, la tutela di tutte le aree verdi comunali. E ovviamente non può mancare la, la critica a, a questa amministrazione che si definisce ambientalista, si definisce eh, a tutela del, dell'intero dell territorio comunale, del verde, però in realtà in concreto alla fine va a fare eh, l'esatto esatto opposto e quindi andando anche contro tutte le istanze dei cittadini sanvitesi. Bene, ringraziamo Jacopo Chiarutini, consigliere eh, comunale di Fratelli d'Italia di Sento Tagliamento. Noi ci, eh, sicuramente ci risentiamo, ci rivediamo tra qualche tempo, eh, anche e soprattutto per, eh, per capire da lei quello che, eh, che è stato l'evolversi di, di queste sue interpellanze. Grazie ancora. Grazie a voi per questa opportunità, grazie a Aquile del Friul per la disponibilità. E ci risentiamo presto anche per aggiornarvi su, su queste risposte alle interpellanze e su altre, altre tematiche del San Vitese.